Buonasera, benvenuti e benvenuti al TG6 edizione della sera. In apertura la questione della Betafans. Dopo la fiaccolata dei lavoratori ieri sera, questa mattina il presidente Marsilio ha fatto visita al presidio fisso dei lavoratori della Betafans di Tortoreto, stabilimento che dovrebbe chiudere entro fine anno. Il tavolo di confronto per convincere l'azienda a non delocalizzare in Polonia potrebbe aprirsi entro fine mese. Alfredo Primante. Ricordiamo anche che dall'inizio del 2020 ad oggi con i lavoratori della Betafans siamo arrivati a circa 500 posti di lavoro persi e siamo solo a metà anno, quindi ignorare queste 155 fiaccole da parte della politica è un gravissimo errore. Ieri sera la fiaccolata, questa mattina l'incontro con il presidente della giunta regionale Marco Marsilio. I lavoratori della Betafans di Tortoreto non vogliono rassegnarsi alla chiusura dello stabilimento della bonifica del Salinello, destinato a chiudere battenti entro l'anno, così come annunciato qualche giorno fa dalla proprietà dell'azienda, il fondo di investimento Carlyle. I 155 lavoratori e i sindacati si stanno appellando da giorni a tutto il territorio regionale e alle sue istituzioni affinché si eviti l'ennesima chiusura su un territorio già martoriato da questo punto di vista. Marsilio, a tal proposito, ha ribadito che si tenterà qualsiasi strada per salvare i posti di lavoro con un tavolo di confronto già entro la fine del mese. Ho parlato questa mattina con il ministro Patuanelli, mi ha garantito interessamento pieno del ministero, spero che avvenga il prima possibile, devo parlare ancora con il sottosegretario che segue questi tavoli, è dal 31 luglio che le organizzazioni sindacali insieme alla regione hanno chiesto l'attivazione di questo tavolo, c'è un impegno a convocarlo entro la fine del mese, però è giusto raccogliere la richiesta dei lavoratori di sapere questa, di essere a conoscenza di questa convocazione il prima possibile. Stiamo aspettando che il Ministero dello Sviluppo Economico ci convochi e finalmente dica se sta dalla parte di questi 155 lavoratori o se sta dalla parte della multinazionale che delocalizza in Polonia e specula sulle vite di queste persone. Stiamo aspettando che anche la politica locale davvero dia un segnale e faccia qualcosa affinché si riesca a salvare la vita di questi lavoratori che di questo reddito di fatto vivono e con questo reddito mandano avanti famiglie intere. E vi è un aggiornamento su questo, una dichiarazione del presidente Marsilio giunta da poco in redazione. Il sottosegretario Alessandra Todde mi ha appena informato che stanno partendo le convocazioni per il tavolo di crisi al MISE, per Yokohama il 2 settembre alle 9.30 e per Betafans il 1 di settembre alle ore 16. Ringrazio il sottosegretario Todde e il ministro Patuanelli per la collaborazione e l'attenzione prestata. Questo è ciò che ha dichiarato il presidente della regione Marco Marsilio. Ma arriviamo ora all'emergenza coronavirus. Sono 9 i casi di contagio scoperti in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Un caso sospetto a Vasto, dove il primo tampone a cui è stato sottoposto un 21enne rientrato da Malta ha dato esito positivo. Ecco i numeri dell'assessorato regionale alla sanità. 9 nuovi casi di coronavirus oggi in Abruzzo. Attualmente 23 pazienti a cui è stato diagnosticato il Covid-19 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, mentre uno è ancora ricoverato in terapia intensiva. 197 invece sono in isolamento domiciliare sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. Sono 221 gli attualmente positivi in Abruzzo, che sottraendo il numero dei guariti sono 2 in più rispetto a ieri. Questi i numeri dell'assessorato regionale alla sanità, mentre un caso a Vasto è ancora sospetto e non rientra nel conteggio appena citato. Un 21enne infatti è rientrato nel comune in provincia di Chieti da Malta. Al termine di una vacanza studio durata 3 settimane, il ragazzo si è presentato all'ospedale San Pio con sintomi quali febbre e tosse ed è stato sottoposto alla TAC che ha evidenziato una polmonite interstiziale. Il tampone per il Covid ha dato esito positivo, ma occorrerà attendere, come da norma, il secondo tampone di controllo per accertare il contagio. In questa fase sono i giovani quelli maggiormente a rischio, ha sottolineato Maria Pina Sciotti, responsabile dell'unità operativa di malattie infettive, perché mostrano insofferenza verso le misure di protezione e non rinunciano a trascorrere le vacanze in luoghi che fanno registrare un numero di contagi elevati, ha concluso la dottoressa del San Pio di Vasto. La cronaca, un uomo di 51 anni ieri è riuscito a evadere dal carcere San Donato di Pescara. Al termine del passeggio, invece che tornare in cella, il prigioniero ha scavalcato la doppia recinzione e si è allontanato dal penitenziario. La polizia ha però messo fine alla fuga dopo 4 ore di latitanza.
Il sindacalista della Polizia Penitenziaria Sabino Petrongolo è intervenuto in diretta nell'edizione delle 14 del TG6 per fare il punto sulla situazione nelle carceri abruzzesi. Eccone un estratto. C'è poco da ricostruire, il detenuto che chiaramente ha approfittato di un punto cieco per quanto riguarda un posto dove nascondersi nel momento che si stava chiudendo il passeggio, quindi che tutti i detenuti rientrassero all'interno dell'istituto, subito dopo che chiaramente lui è rimasto lì fuori da solo, gli altri detenuti rientrano in reparto, c'è una conta dove chiaramente si effettua una conta per vedere se tutti quanti sono presenti, in quel frattempo lui non ha fatto altro che scavalcare una prima recinzione e il muro di cinta, che chiaramente è un muro purtroppo che non ha sistema di antiscavalcamento. Qui c'è bisogno di personale, c'è questa carenza veramente cronica di personale, però evidentemente quello che abbiamo fatto non è stato sufficiente, perché dall'ultimo concorso a Pescara non hanno mandato nessuno. Per quanto riguarda l'emergenza sanitaria che avete dovuto gestire in questi ultimi mesi, da questo punto di vista credo che sia filato tutto più o meno per il verso giusto, non ci sono stati problemi all'interno delle case circondariali della nostra regione. Per quanto riguarda il discorso del contagio, in Abruzzo non si sono registrati contagi, un po' i numeri sono scesi per quanto riguarda il sovraffollamento, perché chiaramente alcuni detenuti sono riusciti a prendere una sospensione pena o comunque ad essere mandati ai domiciliari, quindi un po' il numero è sceso, ma parliamo di pochi numeri, insomma di quantità, parliamo di qui a San Donato dove stavamo a 400, adesso stiamo intorno ai 330-340 detenuti. Esprime soddisfazione il presidente della Fiera, Alessandro Felizzi, dopo il successo raccolto dal bando Free Start, destinato a finanziare le imprese nel costituirsi. Ascoltiamolo nell'intervista. Una misura concreta che ha avuto un ottimo risultato, così come ci aspettavamo, ci attendavamo e così come eravamo certi che sarebbe accaduto. In questo momento così complesso abbiamo dato il segno plastico di una misura in grado di agevolare concretamente nei fatti l'accesso al credito di tutte quelle microimprese, oltre che di professionisti, giovani, neocostituiti o comunque costituiti da meno di 48 mesi, che non avrebbero avuto dalle banche orecchie adatte per ascoltare le proprie esigenze. Lo abbiamo fatto con soldi pubblici, abbiamo concesso credito e lo concederemo nei prossimi giorni evidentemente in modo diretto, quindi valutando questi oltre 100 progetti che sono arrivati, quindi un ottimo successo della misura, e valutandola nel merito e quindi nella capacità di produrre poi reddito e non invece solamente nella capacità di essere etichettati come soggetti bancabili. Il successo di questo bando significa anche che c'è vitalità nelle imprese. Questo è un elemento fondamentale a cui io personalmente Fiera, ma anche la Regione nella persona dell'assessore allo sviluppo economico, hanno sempre creduto. È un momento molto particolare, molto difficile, che si aggancia ad un momento comunque di crisi economica che, diciamo così, perdura da diverso tempo, comunque di una crescita piuttosto blanda dell'economia della nostra Regione. Un momento complesso che sicuramente da un lato deve vedere l'erogazione di fondi perduti, cioè vale a dire di sostegno, di assistenza a chi ha dovuto purtroppo patire la perdita di reddito, ma non può che passare attraverso l'investimento, cioè la capacità da parte del pubblico di favorire processi di investimento. Solo con l'investimento, e questo ci tengo a dirlo, è possibile cercare di riattivare quel processo virtuoso che produce poi consumo e che produce poi occupazione nel medio-lungo periodo. Fiera, da questo punto di vista, continuerà su questa strada? Ma questa misura è stata la misura, come dire, è stata l'esempio assolutamente tangibile di come una società in house possa essere di supporto alla Regione Abruzzo, una misura che noi abbiamo voluto perché ci abbiamo davvero creduto e abbiamo convinto la Regione Abruzzo a darne attuazione anche in un momento in cui si potevano avere i dubbi sulla sua riuscita. La riuscita è stata ottima. Questa deve essere, diciamo così, la pelle che deve avere una società in house, questa deve essere il DNA scolpito all'interno di una società in house, questo deve essere il ruolo proattivo, fattivo, costruttivo, che tende a dare quindi un contributo in termini di valore aggiunto all'ente pubblico.
La provincia di Teramo, grazie a un accordo con la regione Abruzzo, recupera 800.000 euro di fondi residui del progetto di sistemazione della strada provinciale 259, nel frattempo passata da ANAS. La chiusura dei rendiconti ha evidenziato 800.000 euro di economie derivanti dai ribassi d'asta delle gare che ora vengono riassegnate alla provincia. Il sottosegretario regionale Umberto D'Annunzis ha annunciato anche il perfezionamento dell'accordo con ANAS per il passaggio di 590 chilometri di strade provinciali allo Stato. L'importanza è quella di essere riuscita a recuperare 800.000 euro di economie attraverso un lavoro di collaborazione tra gli uffici tecnici della provincia di Teramo e della regione Abruzzo per fare in modo che alcune strade del nostro territorio provinciale non fossero più abbandonate, quindi si potesse dare una risposta ai cittadini di quelle zone e ai tanti turisti che frequentano quelle zone. Mi riferisco in particolare ad alcune strade che sono delle strade alternative alla SS 259 e che permettono da Alba Adriatica di entrare verso l'interno. Addirittura c'erano alcuni tratti che erano diventati impercorribili e potevano essere causa di pericolo per uomini e mezzi. Quindi diciamo grande attenzione verso queste zone che in passato erano state trascurate. Ecco, andremo ad intervenire su strade secondarie che vanno a collegare strade principali e sono interventi che sono attesi da tantissimi anni. Parliamo della strada di Alba Adriatica, del tratto che collega Tortoreto con Corropoli. E sono importanti anche in virtù del grande evento sportivo che avremo in provincia di Teramo, nel comune di Tortoreto, del famoso Giro d'Italia. Ecco, dobbiamo far percepire ai nostri concittadini, ai turisti che verranno nelle nostre zone, che troveranno un territorio con meno buche possibili. Così la percezione che le cose cambiano sul nostro territorio. Stiamo trovando tantissimi soldi, altri soldi per migliorare le nostre strade. Ecco, io dico di avere pazienza perché in un anno e mezzo abbiamo messo a sistema tantissimi interventi, ne stiamo mettendo, come vedete anche oggi, altri interventi e nei prossimi 2 anni e mezzo arriveremo su tanti altri territori. Io capisco il grido di dolore di tanti che mi chiamano, ci scrivono per avere interventi. Io sono convinto che con il buon lavoro serio e concreto che abbiamo messo in campo, arriveremo in tante realtà. Inquinamento, sforamento dei limiti di emissioni di CO2 a Francavilla negli ultimi giorni, secondo i dati dell'ARTA, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, con l'amministrazione comunale pronta a provvedimenti drastici se la situazione non dovesse migliorare. Paolo Renzetti. Sindaco, situazione a Francavilla per quanto riguarda le emissioni, c'è qualche preoccupazione perché negli ultimi giorni l'ARTA ha rilevato emissioni oltre i limiti. Nonostante noi stiamo attuando una politica che va verso la mobilità sostenibile, che va verso la chiusura al traffico di alcune zone con la pedonalizzazione, purtroppo bisogna che i cittadini prendano coscienza di questo problema, perché a tutti noi piace fare le battaglie sul mondo pulito, sull'aria pulita, vorremmo che tutto fosse a posto, ma in verità sono i nostri comportamenti, i comportamenti dei singoli che generano questo tipo di problema. E allora bisogna capire che magari utilizzare un'autovettura inquinante per spostarsi da solo per poche centinaia di metri è una cosa da evitare per rispettare l'ambiente. Quasi in queste occasioni rimpiangiamo quel periodo del lockdown, lo dico ovviamente come forzatura, perché in quel periodo si respirava un'aria pulitissima, il mare era limpido, perché ahimè l'uomo non inquinava l'ambiente attorno a sé o lo inquinava in maniera moderata. Oggi purtroppo ci scontriamo con questo grande problema che è un tema ambientale importantissimo. Francavilla permette la mobilità sostenibile, Francavilla permette di spostarsi in bicicletta da 4 anni fino a 100 anni e quindi io invito sempre più la mia comunità a pensare a metodi di spostamento alternativo. Ma in prospettiva, anche in vista delle prossime settimane, state pensando di adottare qualche provvedimento particolare se la situazione dovesse restare questa? Ovviamente stiamo monitorando e nel caso in cui dovesse aggravarsi questa situazione non è escluso che passeremo a provvedimenti più drastici di chiusura al traffico di alcuni tratti. E a proposito di ambiente, la stazione ornitologica abruzzese esprime la sua soddisfazione per lo stop alla discoteca all'aperto nella riserva di Punta d'Erci di Vasto, deciso lo stop dall'amministrazione comunale.
Occorre però, secondo la SOA, una visione per il futuro dell'area. Stop ai concerti nella riserva di Punta d'Erci, stop alle discoteche all'aperto. Voi avevate denunciato quanto era accaduto nei giorni scorsi, De Sanctis. Sì, in realtà anche comitati locali, associazioni locali avevano avvertito il comune dell'errore di fare concerti addirittura con i DJ dentro una riserva naturale, una perla dell'Adriatico come Punta d'Erci, un posto che dovrebbe essere contraddistinto dal silenzio, da una visita rispettosa dei luoghi. Addirittura in tutte le aree protette del mondo non si può lasciare i sentieri. Perché? Perché le aree protette vengono fatte per la fauna e la flora. Noi abbiamo già occupato il 90% del litorale abruzzese, lo abbiamo antropizzato. Praticamente queste sono le zone di rifugio per la fauna e la flora e dove andare in maniera rispettosa, bisogna fruirle, però non si può pensare di creare praticamente degli stadi all'aperto col disturbo alla fauna e il calpestio. Là c'è una vegetazione molto particolare, ecco, immaginare migliaia di persone che vanno lì senza rendersi conto, calpestando questa vegetazione, crea dei danni anche persistenti. Ora, a nostro avviso è stato un errore organizzare questi concerti, meno male che all'ultimo, diciamo, davanti a delle immagini inequivocabili anche rispetto al Covid, distanziamento assolutamente assente, c'era assembramenti, ecco, una condizione non di gestione scorretta di un patrimonio unico che noi abbiamo. Diciamo quello che si aspetta un visitatore che viene da fuori, trovare silenzio, trovare calma e informazioni, servizi all'altezza, guide naturalistiche, questo noi dobbiamo sviluppare. Ecco, a noi preoccupa però, al di là di questi concerti che adesso hanno avuto giustamente uno stop, preoccupa la gestione che il Comune di Vasto vuole fare alla riserva di Punta d'Erci. Quello è un luogo dove ormai si è trasformato in un posto, un vero e proprio, diremmo, carnaio. Ecco, forse dovremmo pensare, come si fa in Trentino per esempio, anche al numero chiuso, anche a un obolo magari per avere dei servizi però all'altezza. E causa coronavirus sarà una tenda virtuale, una virtual tent, così come recita l'hashtag che è stato lanciato. Stiamo parlando della tradizionale tendopoli al santuario di San Gabriele, ai tempi del Covid ovviamente. La tendopoli versione 2020 quindi si svolgerà online da martedì 25 a sabato 29 agosto, vediamo. È virtuale, ma sarà sempre tendopoli, è una virtual tent, cioè i ragazzi lo hanno voluto proprio loro, hanno preteso che non finissimo, che non si chiudesse, che i ragazzi si ritrovassero e hanno inventato questa bellissima idea di ritrovare i ragazzi sui social e quindi hanno inventato questa cosa bella che hanno chiamato Asta Virtual Tent. Dal 25 al 29 agosto, il martedì 25, io farò un piccolo spot per lanciare l'iniziativa, è il saluto, il benvenuto che daremo ai ragazzi. Il giorno dopo, mercoledì, farò una registrazione video con degli interventi di alcuni ragazzi nella quale narreremo un po' la storia della tendopoli, come è accaduta, e chiederemo ai ragazzi proprio la domanda: la tendopoli vive per te, cosa è stata, cosa non è stata, e che accadrà? Che tutti i ragazzi che sono iscritti a questa virtual tent potranno da loro casa quindi partecipare nei vari gruppi che stiamo organizzando a livello social, quindi diversi gruppi in tutta l'Italia, e parteciperanno in un dibattito che i capogruppi animeranno. Il giovedì invece c'è una specie di gara di creatività, sempre sul tema tendopoli, ogni gruppo si esprimerà artisticamente come crede e dove crede, quindi potrebbero fare disegni, pitture, canti, scenette, tutto, e verrà poi mandato e ci sarà alla fine una premiazione dei migliori apporti, insomma, che ci saranno stati. Sabato a San Gabriele, cioè San Gabriele, faremo la messa, una messa in cui invitiamo i ragazzi che vogliono venire, non possiamo fare i grandi gruppi, ma gruppi piccoli, e l'idea che abbiamo per dargli anche una caratterizzazione, se sarà possibile faremo una tenda all'aperto, un po' al cielo aperto, proprio per significare questa precarietà che abbiamo e che viviamo. E riaprirà a Ferragosto l'abbazia di San Clemente a Casauria dopo la lunga chiusura per l'emergenza sanitaria. Il consigliere regionale del Partito Democratico, Antonio Blasioli, sottolinea l'importanza dell'evento per la ripresa del turismo in Val Pescara. Vediamo. Blasioli, buone notizie per la Val Pescara. A Ferragosto riaprirà l'abbazia di San Clemente a Casauria.
Sì, così ci è stato detto da un colloquio portato avanti tra il Polo Museale, che ringraziamo per la flessibilità con cui ha aderito alle iniziative del territorio, e il sindaco di Castiglione a Casauria, Biagio Petrilli, che si è molto impegnato con dei volontari e poi successivamente lo farà con i percettori del reddito di cittadinanza. Questo naturalmente è una incompensa che si carica il Comune per favorire, diciamo, intanto la possibilità di visitare questo splendido monumento abruzzese e poi per far ripartire un pochino il turismo, ma riteniamo che sia il caso di sottolineare che è una competenza del Polo Museale. E anzi, su questo vogliamo dire due cose alla Regione Abruzzo, che abbiamo sempre interessato su questa vicenda, che purtroppo non ha battuto neanche un colpo. Il primo, che nell'ultimo Consiglio regionale è stato bocciato un emendamento di 20.000 euro per il Comune di Castiglione a Casauria, che erano necessari proprio per permettere questa riapertura, ma il Comune di Castiglione procederà da solo. E il secondo, quello di far ripartire i concorsi che il Polo Museale ha, diciamo, fatto gestire direttamente dalla Regione, che dovrebbero portare avanti all'assunzione, diciamo, di 21 nuovi addetti, di cui qualcuno naturalmente potrebbe essere proprio utilizzato per garantire l'apertura costante, permanente e di tutta la settimana dell'abbazia di San Clemente a Casauria. Riapertura dell'abbazia vuole anche significare la ripartenza del turismo nel comprensorio della Val Pescara? Assolutamente sì, perché riteniamo che il turismo sia veramente importante, una risorsa su cui puntare, ma non puntare soltanto a chiacchiere oppure nei foglietti che, diciamo, stabiliscono i programmi della Regione Abruzzo, ma con dati concreti. In questo momento, a fronte delle difficoltà del Polo Museale, l'unico vero soggetto che si è impegnato per garantire la riapertura è il Comune di Castiglione. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, che inauguriamo con i play-out di Serie B. Nel momento di massima difficoltà il Pescara si è ritrovato e la reazione avuta nel secondo tempo del play-out d'andata fa ben sperare. Ma venerdì al Curi di Perugia sarà autentica battaglia per la permanenza in Serie B, anche sulla scorta delle polemiche generate dal rovente finale all'Adriatico Cornacchia. Andrea Costantini. Sull'orlo del precipizio il Pescara si è ritrovato sotto di un gol alla fine del primo tempo del play-out d'andata tra le mura amiche dell'Adriatico Cornacchia. Erano spalancate le porte della Serie C. Il secondo tempo però ha restituito un'altra squadra capace di reagire e di farlo anche con giocate di qualità che hanno permesso di ribaltare il risultato ai danni del Perugia. Tuttavia sono tutti concordi nell'ambiente biancazzurro. Non si è fatto ancora nulla. La retrocessione resta lo spauracchio da evitare e per farlo servirà un'altra grandissima prova al Curi, dove però è vero che il Pescara avrà due risultati su tre a disposizione, ma guai a pensare solo a difendersi, sarebbe un errore capitale. Questa è una squadra che non può difendersi, non sa difendersi, se ci mettiamo a speculare sui risultati facciamo fatica. Ha delle qualità e bisogna lavorare su quelle qualità. Pescara ha dimostrato che comunque tra i suoi giocatori ci sono giocatori di grande qualità che possono fare la differenza in qualsiasi momento. Nel primo tempo di lunedì la squadra è apparsa condizionata. Paradossalmente il gol perugino, dopo alcuni minuti di stordimento, è stata una sveglia e il Delfino ha massimizzato un quarto d'ora di furia agonistica con le reti di Galano e Magnero. Fondamentale poi l'apporto di Ugo Campagnaro, la cui sola presenza ha ridato certezze alla fase difensiva del Pescara. La sua presenza sarà determinante al Curi. Leggere i momenti, gestire le emozioni, specie nei momenti di sofferenza, tutto ciò è determinante ancor prima che l'aspetto meramente tecnico. Per il Toro sarà l'ultima recita prima del ritiro e il Delfino si affiderà di nuovo alla sua esperienza, così come alla voglia di salvezza del capitano Vincenzo Fiorillo, che predica prudenza e traccia la via per il match di ritorno. È solamente il primo tempo e dobbiamo adesso recuperare le energie e prepararci a venerdì, che sarà una battaglia, ma per noi questa salvezza vale la vita e faremo di tutto per raggiungerla. Queste partite si giocano sul filo delle energie mentali, ecco, quindi dobbiamo andare lì e rimettere un cuore grande in campo e veramente tirare fuori da dentro tutte le energie che abbiamo e portare a casa il risultato in qualsiasi maniera. La voglia che ho io di portare a casa questa salvezza, ma anche tanti miei compagni, però parlo per me, è
una questione davvero di futuro e di vita professionale. Vasta eco a livello nazionale hanno avuto le parole del direttore tecnico del Perugia Goretti sul secondo pallone buttato in campo dalla panchina del Pescara su una ripartenza degli Umbri. Chiamato in causa da Goretti poiché avrebbe preparato il gesto, ieri il tecnico biancazzurro Sotti l'ha rimandato al mittente. Le accuse, per quanto non abbia affatto inciso sul risultato del match, il gesto, comunque sleale, è stato giustamente punito dal direttore di gara e dal giudice sportivo. Una giornata al team manager Gessa e 5.000 euro di ammenda al Pescara. Minor eco mediatica invece è stata data al fallo di mano di Gyomber, un intervento scomposto che andava punito con il calcio di rigore e con il secondo giallo al difensore slovacco. Il Perugia avrebbe giocato più di un tempo in 10 uomini e, già corto di centrali, Oddo non l'avrebbe avuto per il match del Curi. Arbitro e VAR hanno incredibilmente sorvolato su un episodio che poteva indirizzare fortemente questo spareggio. Bravo il Pescara a resettare e a rimontare comunque. In vista della decisiva gara di dopodomani, Sottil verificherà le condizioni di Del Grosso, Drudi, difficile il recupero, e Bettella, in campo nel finale di 2 giorni fa. Il giovane difensore di proprietà dell'Atalanta e Busellato possono contendere una maglia a Scognamiglio e Castanos. Sul fronte Perugia la squadra è tornata a lavorare nel ritiro di Cascia. Hanno fatto rumore i 100 minuti in panchina del Bomber Iemmello. In una partita da vincere ad ogni costo, però, Oddo potrebbe affidarsi a lui per tentare la rimonta. E in casa Perugia invece scende in campo il presidente Massimiliano Santopadre, che nel pomeriggio ha tenuto una conferenza stampa nella quale con toni forti ha difeso la squadra e ha stimolato l'ambiente. Non siamo retrocessi, ha detto il massimo dirigente umbro. Il Perugia si salverà, ascoltiamolo. Quello che vi voglio dire è che comunque sia la cosa che più non sopporto è che noi non siamo già retrocessi, perché c'è una partita importante da affrontare venerdì e l'affronteremo. Vi prometto questo, la squadra butterà il sangue perché il Perugia non è retrocesso e non retrocederà. Questo è il messaggio che voglio dare. Ho faticato una vita sempre e in tutte le situazioni e comunque ci ho messo faccia, cuore e soldi e lo sto continuando a fare perché la mia mission adesso è salvare la categoria. Dopo ci sarà tempo per fare i processi, per fare tutto quello che vorrete. E quando mi viene detto che il grifo non lo posso portare sull'orpetto, non lo accetto, perché io non solo ce l'ho tatuato sul braccio il grifo, ma lunedì vi prometto che me lo tatuo pure sul petto, perché l'ho sempre portato a testa alta con orgoglio e con una grandissima dignità. Basta! Basta coi funerali! Tutti i giorni sento parlare solo del funerale del Perugia, non siamo retrocessi ancora, venerdì c'è la guerra e guerra sarà, sarò in panchina con la squadra, con loro fino all'ultimo, perché è la mia squadra, i giocatori li difendo fino all'ultimo, perché ci devono tirare fuori da questa merda. Non me ne frega niente Domenico, sono cose che nel calcio capitano. Io non faccio ricorsi per i palloni in campo e la coscienza di quelli che l'hanno fatto quel gesto non è sicuramente la mia. Sono cazzate, pensiamo alla partita. Tensione molto alta per i playout di Serie B, ma c'è chi pensa già alla stagione prossima. In Serie D il Notaresco, primi test per il Notaresco che il 20 andrà in ritiro a Isola del Gran Sasso. E intanto si presentano due volti nuovi di questa stagione, il centravanti Dos Santos e il portiere Shiba. Vediamoli. Test pre-ritiro per il rinnovato Notaresco affidato quest'anno a Massimo Epifani. Ieri la squadra si è ritrovata allo stadio Vincenzo Savini dove sta svolgendo alcune sedute di lavoro a cavallo di questi giorni di Ferragosto. Un modo per riattivarsi e rimettersi in moto dopo la lunga sosta dovuta al lockdown. Il 20 agosto scatterà la preparazione atletica vera e propria con il ritiro di Isola del Gran Sasso dove il gruppo suderà in vista dei primi impegni ufficiali, la Coppa il 20 di settembre e il campionato il 27. Tra i volti nuovi, grande attesa per il centravanti Mateus Dos Santos, a lui il compito, a suon di gol, di raccogliere l'eredità lasciata da Marco Sansovini. Sì, quello pure Biancaglia, Zano, quindi è positivo, almeno già inserisce subito nel gruppo, già conosce i compagni, già parte con un piede avanti, già. Non ha grande esperienza, comunque una di club,
Ce l'abbiamo tutto qua e speriamo di fare un gran campionato e lavoreremo per quello. Dobbiamo fare una grande stagione e quello, dobbiamo lavorare sodo e con la mentalità da vicenda, quindi dobbiamo fare un gran campionato. Da un estremo all'altro, tra i pali, un'altra novità, quella di Clevis Sciba, ex portiere di Giulianova e Pineto, con cui si è costruito la fama di pararigori. Un giorno importante perché abbiamo ripreso dopo lunghi mesi, la squadra abbiamo lavorato bene e continueremo su questo passo a lavorare. Conosco il mister che l'ho avuto a Pineto, i compagni, sì, anche qualcun altro giocandoci contro in questo girone. Fanno di parare i rigori, sì, speriamo di parare tanti quest'anno. Speriamo di ripetere quello che hanno fatto i ragazzi l'anno scorso, però è sempre difficile, lavoreremo per raggiungere quell'obiettivo e continuiamo a lavorare. Questo servizio, come gli altri di questa edizione, potete rivederli online sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Il TG6 termina qui, l'informazione tornerà alle 23. Grazie e buona serata.